Stadio Palmintelli di Caltanissetta per la 28ª giornata del campionato di eccellenza. Quest'oggi scendono in campo le formazioni di Nissa e la capolista Troina. Tutto pronto, calcio d'avvio per il Troina. Con le immagini di Calcedonio Iacuzzo vi auguriamo buona visione. Fallo di mano, calcio di punizione Nissa. Sulla palla Firingeli che ci prova da lontano. Attenzione Troina, amico che viene ammonito. Calcio di punizione per il Troina. Attenzione, calcio di punizione Troina. Batti e ribatti il rinvio della Nissa. Messina che si fa soffiare la palla dai piedi e ancora Troina in attacco. Nissa in leggero affanno. Amico con i pugni. Attenzione, ancora Troina che entra in area di rigore. Esce Amico e il salvataggio sulla linea. 20° del primo tempo, punteggio 0-0, calcio d'angolo per il Troina. Il doppio miracolo di Amico, assoluto protagonista di questa prima parte del primo tempo tra Nissa e Troina. Gli applausi sono tutti per Amico. Attenzione, Nissa in attacco. Velocissima, 24° del primo tempo e Nissa in vantaggio. Gol di Messina, Nissa 1, Troina 0. Si riparte con il gran squadre negli spogliatoi. Finisce il primo tempo di Nissa Troina. Decide il gol di Messina. Tutto pronto per la ripresa del secondo tempo. Calcio d'avvio per la Nissa. Arbitro che fa ripetere il calcio d'avvio. Ricordiamo che la Nissa è in vantaggio per 1-0 contro il Troina. Decide il gol di Messina. Palla a due specialisti, Martorana e Firingeli che si allontana. Martorana. Il gran tiro della Nissa. Calcio d'angolo. Gran tiro di Firingeli che va sulla lunetta. Sostituzione nelle file della Nissa.
Esce Martorana, entra Albino. Duesimo della ripresa, Firingeli, calcio di punizione per la lista. Poco più di 700 quest'oggi ad Assena per il Palmintelli. Messina e la sua doppietta che firma una salvezza certa per la Nissa, e Troina con la testa altrove. Gli applausi sono per Messina, standing ovation del pubblico del Palmintelli. Sostituzione nelle file della Nissa. Entra Di Franco per l'autore della doppietta, Messina. Attenzione, attenzione, si accendono ancora. Scintille intanto. Accenno di rissa. Trentacinquesimo del secondo tempo. Baracchini per un soffio. Fuori gioco, fuori gioco. Tutto nullo. Attacco, il gran tiro è fuori, non di molto, sorveglia Mite. Baracchini che con questa palla. Quarantesimo della ripresa. Palla di fondo. Il buon gioco del Troina, ancora il tiro fuori di pochissimo, calcio d'angolo, battute conclusive, calcio d'angolo Troina, è il gol del Troina che accorcia. Troina 1, Nissa 2, battute conclusive. Albino che subisce fallo, arbitro che sorvola, attenzione al Troina, amico, era fuori gioco. Si giocherà ancora per 5 minuti. Recupero di Nissa Troina. Calcio di punizione per il Troina. Potrebbe essere l'ultima occasione per pareggiare conti per il Troina. Calcio di punizione, amico, cosa ha fatto amico? Una straordinaria parata, calcio d'angolo Troina. Il gran tiro amico, determinante quest'oggi il portiere della Nissa, classe 97. Troina 2-1, stadio Palmintelli di Caltanissetta per la 28esima giornata del campionato di eccellenza. La Nissa quota 40 e salva Troina con la testa alla Coppa Italia. Punteggio finale 2-1. Thank you.
Siamo qua con Alessandro Messina, il bomber che ha deciso la partita di oggi. Alessandro, una doppietta che dà tanto morale, una grande prestazione quella che hai mostrato oggi. Come ti trovi ora alla Nissa? Allora, io dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono trovato bene, mi sono integrato bene nel gruppo. Abbiamo un buon gruppo, grandi ragazzi, grandi al di là dico, dei giocatori, amici, dico, li ho trovato, fraterni. La società, grandissima società, tanto di rispetto. Fino ad ora, dico, più che altro non ci ha fatto mancare niente nel suo piccolo, dico, non è una grande società da vertice alto, però quello che sta facendo con tanti sacrifici lo sta portando avanti e ci sta rispettando. Questa doppietta la dedico tanto a due persone importanti a me care, uno che è mamma e l'altro alla mia piccola che per adesso non c'è, che mi aspetta fuori. Doppietta importantissima dove loro si sono fermati qui, diciamo che non è facile continuare visto che il Pacepa hanno vinto. Per il resto dico, mi ha fatto un grande piacere, dico, una soddisfazione fare doppietta, dico, soprattutto una squadra così compatta e forte, dico, perché è veramente un'ottima squadra. Ringrazio tanto i miei compagni che mi hanno sostenuto fino all'ultimo. Ti ripeto, oggi abbiamo dato tanto sacrificio, abbiamo fatto. Soprattutto per i tifosi di cui sono sempre con noi, nonostante tutto sono diffidati, però ci sostengono tanto. Grazie. Siamo qui con mister Pagano, allenatore del Troina. Mister, una sconfitta per 2-1 contro la Nissa dopo un primo tempo in cui i suoi uomini hanno avuto diverse occasioni e la Nissa invece alla prima occasione utile ha trovato il gol del vantaggio. Eh sì, la sintesi della partita potrebbe anche essere questa, perché noi abbiamo approcciato benissimo la gara, abbiamo creato 3-4 occasioni importantissime, una addirittura sulla linea, c'è stato un salvataggio, non so se è stato il portiere o il difensore, e non siamo stati bravi a concretizzare quelle azioni che abbiamo creato. Poi loro sul primo affondo hanno fatto gol e tutto è diventato più difficile, perché più tempo passava e più il campo era impraticabile, perché era pieno di fango, perché ha piovuto tanto, e quindi la partita si è messa in salita. Nel secondo tempo purtroppo si giocava poco, perché una parte del campo era piena di acqua e quindi si doveva cercare di buttare più che altro la palla avanti. Abbiamo avuto qualche occasione, poi loro hanno raddoppiato, la partita sembrava chiusa, invece alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo fatto il gol del 2-1 e sul 2-1 il portiere ha fatto un altro grande intervento sulla punizione di Marletta, potevamo anche pareggiarla. Purtroppo il calcio è questo, ha ragione chi fa più gol, oggi noi ne abbiamo fatto uno in meno e quindi complimenti alla Nissa e noi ci concentriamo subito mercoledì, abbiamo un'altra finale. Mister, mercoledì ci sarà un'altra finale per il Troina, il ritorno di Coppa Italia, come si avvicina a questo grande evento la sua squadra? Ma sappiamo l'importanza della gara, sappiamo che tanto dipende da questa partita, perché siamo a un passo dalla finale e direi che siamo a un passo dalla Serie D, che è il nostro grande obiettivo. Abbiamo una grande occasione perché giochiamo a Troina, partiamo da una situazione di vantaggio, ma siamo stati bravi ad andare a vincere fuori casa per 1-0, quindi questa partita per noi diventa fondamentale. Diciamo che la vera finale nostra è questa di mercoledì. Alessio Sferrazza, allenatore della Nissa. Mister, 2-1 contro il Troina prima in classifica, una partita veramente in cui i suoi giocatori hanno dato l'anima per raccogliere i 3 punti. Sì, abbiamo preparato abbastanza bene la gara, i ragazzi erano più che concentrati, sono scesi determinati con l'idea chiara di fare il bottino pieno, infatti non si sono risparmiati per nulla, hanno dato l'anima, il cuore, hanno messo tutto in campo e hanno raggiunto questa vittoria importantissima in vista salvezza.
Il Palmindelli si è dimostrato ancora una volta un fortino quasi inespugnabile per tutte le avversarie che vengono a giocare contro la Nissa. Sì, sì, effettivamente il campo ci aiuta tanto, anche il pubblico quest'oggi ha dato il proprio contributo, i tifosi, e, diciamo, questa vittoria è una vittoria che dedico ai ragazzi e alla gente che ci viene a guardare e a tutti noi, sperando che prima possibile facciamo questi altri 2 o 3 punti che ci permettono di avere la matematica, così siamo un po' tutti più sereni.